data 25 maggio si è verificato un cedimento della carreggiata stradale del Lungarno-Torrigiani che ha determinato un dislocamento del muro arginale del fiume Arno e contemporaneamente si è rotto il tubo della condotta dell'acquedotto cittadino. Conseguenza di ciò è stata che Publiacqua ha affidato a Trevi i lavori per il consolidamento e la messa in sicurezza del tratto ceduto collassato e il successivo sostegno strutturale e ripristino delle aree interessate al crollo. Trevi si è pertanto mobilitata e fin dai primi giorni del mese di giugno si è resa operativa per realizzare questi interventi di consolidamento e messa in sicurezza che consistevano in circa 700 colonne rigid inclusion, diametro 300, profondità 7,50 m. Terminati questi interventi di messa in sicurezza abbiamo iniziato le opere di fondazione e di chiodatura della fondazione del muro. In particolare abbiamo realizzato micropali del 140 realizzati in parte a carotaggio attraverso la fondazione del muro e protratti fino ad intercettare il substrato roccioso per ancorare il piede del muro dislocato al substrato stesso. Successivamente abbiamo realizzato micropali di fondazione diametro 300 e pali sempre di fondazione diametro 600 con la metodologia CFA. Sopra i pali e i micropali di fondazione abbiamo realizzato un graticcio di travi e la veletta che svolgeranno la funzione strutturale del muro spondale. Terminati i lavori in cemento armato verrà realizzata una prima fase di riempimento fino a circa 1,50 m dalla quota della testa delle travi. Successivamente verrà posata la nuova condotta dell'acquedotto per ripristinare appunto l'acquedotto cittadino e verrà successivamente completato il rinterro con la conseguente asfaltatura per il ripristino dell'area collassata. Trevi si è impegnata a finire i lavori entro il 4 di novembre, data dell'anniversario dei 50 anni della storica alluvione di Firenze.